Abbiamo ascoltato nel Vangelo tre parabole che iniziano tutte il regno dei cieli e simile. Gesù, quando parla di questo regno di Dio in mezzo a noi, ne parla sempre in similitudine. Sono realtà altissime, riguardano il mistero di Dio. Ecco allora che attraverso le similitudini delle parabole noi possiamo avere un'idea di che cosa è questo regno di Dio in mezzo a noi. È simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, però il maligno, il nemico, semina della zizzania, grano buono, erba cattiva. Gli amici di quest'uomo che ha seminato dicono: vuoi che ti aiutiamo a cacciare la zizzania? No, lasciamo che il grano cresca assieme alla zizzania, però ci sarà il momento quando ci sarà questa separazione, allora la zizzania sarà raccolta e bruciata, mentre il grano buono va nei magazzini. Tutto questo poi lo spiegherà Gesù. In fondo Gesù ci dice: Dio vuole, sì, è volontà del Signore che la bontà viva accanto anche a tutto ciò che non è bontà. È il progetto di Dio. Noi vorremmo subito che il Padre Eterno mandasse i fulmini su chi non vive secondo il suo cuore, ma il progetto di Dio è diverso. Dio è un padre buono, e anche quando l'uomo fa le opere del maligno, questo padre buono vuole che questo uomo si converta, e qualora che vuole che il buono stia accanto al cattivo, perché il cattivo si faccia buono, perché Dio è il Dio della vita e vuole che tutto viva. E quando c'è qualcuno che si allontana, il cuore di questo padre piange, ma nello stesso tempo anche spera che questo figlio suo ritorni alla verità. Ma lui è un giusto giudice, lui giudicherà, e allora ci sarà il momento quando colui che avrà perseverato nel male sarà mandato, gettato nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridori di denti. Ma il giusto splenderà come il sole nel regno del Padre suo. È bella questa espressione che dice Gesù: il giusto splenderà come il sole. Ossia, ci sarà un momento di giustizia e di verità, un momento in cui ci sarà un discernimento, e Dio farà questo discernimento. E proprio la prima lettura parla di questo discernimento di Dio. Tutto Dio domina. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose. Tu sei un giudice giusto. La tua forza è il principio di giustizia. E il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Ecco, Dio è giusto. Dio non può a un certo momento blefare se stesso acconsentendo al male. Dio è la bontà infinita, Dio è la verità infinita, per cui tutto ciò che non è bontà, tutto ciò che non è giustizia, ecco, certamente Dio non lo può accettare. Però questo Dio è misericordioso, e allora in questo brano del libro della Sapienza vengono coniugate queste due realtà di Dio, la giustizia e la longanimità di Dio. Dio vuol essere padre buono, vuol essere indulgente con tutti, perdona, vuole perdonare dopo i peccati. Dio vuole che concedere il pentimento. Con tale modo di agire ha insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento.
E allora, come Dio si comporta, anche l'uomo deve comportarsi. L'uomo deve essere giusto come Dio è giusto, ma l'uomo deve essere anche indulgente, mite, come Dio è indulgente, mite e misericordioso. Qualche volta diciamo: ma Signore, la tua giustizia. Qualche volta l'uomo dice all'uomo: ma tu hai troppo fiducia nella misericordia di Dio e metti da parte la giustizia. È un problema reale, che noi ci poniamo qualche volta. Giustizia e verità si baceranno, dice la Sacra Scrittura. Ora in Dio tutto questo si bacia. Ora Dio vuole che anche gli uomini agiscano come Lui agisce. Giustizia e misericordia. Non fanno compromessi, ma devono coesistere nel cuore dell'uomo. E sullo stesso tema il Salmo 85, abbiamo pregato: tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Signore, abbi pietà di noi, volgiti a noi. Signore, grazie per questo insegnamento. Tu sei il Dio della verità, il Dio della giustizia. San Paolo nella seconda lettura, parlando ai Romani, ci dice come noi possiamo vivere sempre nella verità, lasciandoci guidare dallo Spirito, quello Spirito che è vicino a noi, che viene in aiuto alla nostra debolezza. Noi non sappiamo neppure cosa chiedere al Signore, ma il Signore ha la sua volontà su di noi, che è una volontà di salvezza. E qualora se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito, lo Spirito Santo che geme in noi, che vive in noi, che ci stimola ad essere quello che Dio vuole che noi siamo. Egli scrute i cuori. Sì, oh Signore, grazie, grazie, grazie. Nel Vangelo, oltre la parabola del buon seme e della zizzania, ci sono altre due parabole che riguardano sempre il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli è simile a un granello di senape. Questo granello di senape è uno dei semi più piccoli, che si appena appena si vede, eppure in quel seme c'è un albero, potenzialmente un albero. E qualora che quel seme diventa un albero, il Regno dei Cieli è come un piccolo seme che diventa qualcosa di grande. Il Regno dei Cieli è proprio l'azione della grazia di Dio in noi. Ecco, Dio vuole realizzare cose grandi nella nostra vita, nella storia. La terza parabola: il Regno dei Cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. Che cosa sarebbe il pane senza lievito? Noi diciamo normalmente sarebbe un mattone, difficilmente masticabile, digeribile. Ecco, il lievito è importante per rendere il pane fragrante. Il Regno dei Cieli è simile, sì, a questo lievito che lievita la pasta. Ora nella nostra vita, le nostre realtà sarebbero veramente un mattone se Dio non ci desse questa fragranza. E Dio che lievita all'interno della nostra storia, Lui ci conosce, Lui ci conduce e Lui fa sì che noi possiamo essere nella vita significativi, produttivi, fecondi. Sì, oh Signore, grazie, tutto il dono Tuo. Così Tu agisci in noi, fa che anche noi agiamo nella nostra vita come Tu agisci in noi, oh Signore. Amen, amen.